La mia storia è enduristica, perché ho iniziato a 16 anni a correre nell'enduro e da lì sempre sempre enduro, finché un po' mi è venuta grazie a qualche amico di famiglia, l'Angelo Fumagalli, e lui ha sempre fatto i rally e un po' mi diceva: ma tu dovresti cominciare, con i rally secondo me andresti bene perché è una guida pulita. E allora è un paio d'anni che mi frullava in testa l'idea di provare con i rally. Già come carriera mi stuzzica l'idea di fare i rally, perché mi sto divertendo e vedo che comunque vado bene. Bene o male mi conoscono un po' tutti, mi hanno fatto, ho visto tanti piloti gentilissimi, bravissimi, che mi hanno fatto i complimenti ancora prima che la gara iniziasse, quindi vuol dire che sapevano un po' che avevo ottenuto già dei buoni risultati e mi ha fatto molto piacere, quindi spero anche dei team manager. Io continuo per la mia strada così, con la costanza e dei buoni risultati, penso che, spero che qualcuno si faccia avanti. Allora, quello del Sardegna è un debutto importante, campionato del mondo, tutti i più grandi piloti del mondo riuniti qui. Che effetto ti fa e come hai affrontato i primi giorni e come ti senti adesso? Ma i primi giorni un po' tranquillo, soprattutto il primo, perché sapevo che le speciali erano lunghe, navigate, quindi non sapevo bene cosa aspettarmi, sono partito un po' cauto. Il secondo giorno ieri ho cercato di attaccare un po' di più e infatti sono andato meglio, e oggi invece ho avuto dei contrattempi con la strumentazione che mi ha rallentato tanto. Comunque trovarmi qua con questi grandi campioni è bellissimo. Però non mi sento troppo sotto pressione, perché sono comunque un debuttante, quindi non ho obbligo di risultato, tra virgolette. Quindi me la sto vivendo bene, divertendomi e portando a casa tutto quello che riesco. Ansia, vabbè, prima della gara un po' c'è sempre. Quando si guarda il roadbook sembra sempre tutto infattibile o difficile, poi invece in realtà quando si è lì, un po' usando la testa, si riesce a far tutto. Il problema è farlo in tempi stretti, senza sbagliare, e tenere sempre un ritmo gara alto. Il problema è la difficoltà dei rally, è quella. E parlami brevemente di questo Sardegna, del contesto specifico di questa gara e dell'ambiente che scopri per la prima volta. No, io lo sto trovando bellissimo, perché tecnicamente la gara è molto valida, speciali lunghe molto navigate. Però al tempo stesso non sono pericolose o troppo veloci, è una via di mezzo molto buona. Le speciali sono forse fin troppo lunghe per la mia abitudine del motorelli italiano, soprattutto perché col 450, con cui non sono abituato, faccio un po' fatica da metà speciale in poi. Però è una gara di mondiale, è organizzata bene, è navigata, è alcuni pezzi veloci, altri lenti. L'ho trovata validissima. Il ringraziamento va a tutte queste persone, dalla mia famiglia in primis, alla mia ragazza, al Motoclub Intimiano e da quest'anno anche a Honda, a RS Moto, che mi sta seguendo sia nell'enduro sia nei rally, quindi mi sta dando un appoggio completo. Alla prossima!